È partita la volata, ultime 6 tappe per la salvezza diretta. Il Teramo potrebbe archiviarla domani a Renate, qualora riuscisse a confermare anche in Brianza la vocazione corsara da trasferta. Non sarà facile, tutt'altro. Anche le Pantere nerazzurre infatti si giocano parecchio, forse tutto, visto che in classifica sono in ritardo, terz'ultimo posto con 33 punti e ultimamente sono in crisi di risultati. Proprio per questo però il Teramo, che di punti ne ha 37, è avvisato e soprattutto dovrà indossare l'elmetto perché troverà un avversario disposto a tutto pur di vincere. Maurizio ha due dubbi, Proietti e Infantino. Entrambi sono convocati, ma bisognerà valutare le rispettive condizioni. Mattia ieri ha avuto un piccolo problema, molto banale tra l'altro, una pallonata sul piede e si è girato il ginocchio, e quindi avverte dolore, vedremo, lo portiamo in ritiro, ma potrebbe anche essere utilizzato, vedremo domani, faremo delle scelte domani. La stessa cosa vale per Infantino, che comunque sta molto meglio rispetto alla settimana scorsa. In caso di forfè a centrocampo, ballottaggio tra Persi e Giorgi, in attacco invece giocherà Sparacello. Qualche dubbio anche sul sistema di gioco, anche se probabilmente il tecnico opterà per il 3-5-1-1 con De Grazia alle spalle di colui che sarà l'unica punta. Questo è il probabile 11 biancorosso: Pacini tra i pali, Polak, Caidi e Fiordaliso a presidio, Ventola, Spighi, Proietti, Spinozzi e Celli a centrocampo. Quindi De Grazia e probabilmente Sparacello. Arbitra Petrella di Viterbo, all'andata finì 2-2.